Nuovo appuntamento con Domani Sposi, benvenuti e bentrovati all'interno della nostra trasmissione in cui ci occupiamo dei preparativi dedicati al matrimonio. Oggi affrontiamo il tema legato al ricordo di questo giorno di festa, ricordo che sicuramente viene lasciato tra tutte le altre cose dalle immagini e ne parliamo con Salvatore Di Mino, il nostro fotografo di Domani Sposi. Bentrovato. Grazie. E grazie a Salvatore per aver accolto l'invito a parlare di fotografia, di immagini, di video, un argomento vastissimo. Inizio con te come ho iniziato già anche con altri che hanno alle spalle una realtà familiare che si è occupata in questo caso di fotografia. Avresti pensato di fare altro nella vita o in maniera automatica sei diventato un fotografo? Diciamo che non ho avuto modo di Scegliere. scegliere perché ho iniziato proprio da piccolo. A 10 anni, già insomma a 9-10 anni, essendo figlio d'arte, mio padre, anche se ora è in pensione, però è stato il mio primo fotografo che ho È lui, by conosciuto. Stefano. È lui il by Stefano per eccellenza. Ho iniziato con lui, quindi da piccolo, quindi portavo le borse, facevo il classico assistente, raccogli fili, tutte queste robe qua. E avevo 10 anni, quindi diciamo che durante l'estate mio padre non mi ha fatto mai fare la bella vita, mi ha fatto sempre lavorare. Grazie a Dio perché poi ne ho raccolti i frutti, perché poi piano piano all'età di 15 anni, insomma, iniziavo a appassionarmi a questo mondo della fotografia, anche perché ho avuto un approccio, diciamo, sono stato fortunato perché mentre mio padre curava il matrimonio portando a casa gli scatti che servivano per la coppia, io ero sciolto, libero, senza nessuna pressione, potevo fare quello che volevo senza avere nessuna pressione con l'esigenza di dover fare certi scatti, ma seguire solo il mio istinto. E forse è stata questa la chiave poi che mi ha fatto appunto innamorare di questo lavoro. Quindi, che è un lavoro, però è una passione per me, grazie a Dio. Quindi diciamo che sono stato scelto dalla fotografia forse, in qualche modo, ma non c'è stato mai un punto dove ho dovuto scegliere. È stato automatico. Sì. E in questo quanto è cambiata la fotografia da quando avevi 15 anni ed eri libero di poter fotografare tutto quello che volevi ad oggi? I tuoi scatti di 20 anni fa o di 10 anni fa cosa raccontano di Salvatore rispetto ad oggi? Ovviamente, io sono stato uno degli ultimi fortunati che hanno fatto parte dell'epoca tradizionale dell'analogico con la pellicola, quindi ho avuto la possibilità di Era una fortuna scartare. quella? E certo, perché oggi chi nasce, la generazione di oggi che nasce come fotografo, non può sapere, non può vivere l'emozione di poter scattare una foto senza vedere niente nello schermo e basarsi su dei ragionamenti e vedere lo scatto dopo 3 giorni, il negativo che andava sviluppato per poi andare a vedere il risultato. Quindi non era una cosa immediata, un risultato immediato, ma dovevi aspettare per vedere il tuo scatto. E non solo, giustamente, quindi mi sento fortunato perché ho fatto parte di quell'epoca. E diciamo che sostanzialmente la fotografia non è cambiata in questo senso, cioè a livello tecnico l'approccio alla fotografia è sempre uguale, non è mai mutata, è tutta una questione di luce, posa, tante cose che riguardano appunto lo scatto fotografico. Quello che è cambiato invece è l'immediatezza, cioè tu scatti e hai già il risultato della fotografia e non solo. Mentre prima avevamo più macchine fotografiche per fare, portarvi un esempio, la foto in bianco e nero, la fotografia ad alte sensibilità che serviva per le fotografie fatte in notturna, le fotografie fatte con la luce candela o luce interna, quindi avevi bisogno di una pellicola più calda. Tutte queste robe qua oggi non ci sono più perché è tutto racchiuso in un unico dispositivo. Scatti la foto e decidi dopo se dovere fare una foto in bianco e nero o a colori o con un viraggio particolare e tutte queste cose qua. Quindi la post-produzione è un elemento in più che si è presentato rispetto al passato. Quindi viene poi tutto dopo. In parte sì, io diciamo faccio parte del filone dei fotografi che vuole scattare direttamente in macchina, cercando di fare il possibile già in macchina, quindi diciamo l'80% pronto in macchina fotografica per poi dover lavorare meno.
per la post-produzione, che è una cosa che a me sinceramente non va a genio, perché fin quando si tratta di scattare e lavorare con la macchina fotografica e interagire con il proprio soggetto, con i propri modelli, coppie, quello che sia, è una cosa, è un divertimento per me. Quando poi si torna a casa e l'indomani si metti sul PC... Sei da solo lì. Eh sì, siamo io e il PC, e guarda, per me è un po'... Non dico che non... Insomma, non ci vado pazzo, ecco. È la parte che proprio non riesco a digerire, ecco, mettiamola così. Non sei particolarmente appassionato a ciò. Che cosa significa immortalare gli sposi, suggellare quel momento? È una responsabilità. Perché poi gli sposi curano tutti i dettagli, immaginano, per esempio immagino io sempre la sposa, ma è anche lo sposo, vale la stessa cosa anche per lo sposo, immaginano il look, l'abito, il trucco, il parrucco, e poi tutte queste sono cose che devono essere ricordate, e questa è la tua responsabilità. Sì, 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 credo che uno degli elementi più importanti del giorno del matrimonio è il fotografo. Sono di parte, però credo che è l'unico elemento di quel giorno che rimane per sempre. Lo scatti oggi per poi poterlo fare vedere ai tuoi figli, quindi a qualcosa che ha uno spessore non indifferente, quindi non si va a fare il fotografo così improvvisato, ma bisogna essere consapevoli e responsabili di quello che stai facendo. Significa, al di là del discorso, come hai detto tu, che ha detto benissimo, la scelta dei capelli, il trucco, l'abito, gli accessori che la sposa sceglie, anche lo sposo stesso, l'abito che sceglie, sono tutti elementi che devono essere registrati, fotografati e chiusi in un box di memoria, che sia un album, ed è normale che comunque dopo anni devi ricordarti quel giorno, l'abito nei suoi dettagli, gli accessori che utilizzava, che hai scelto, il trucco, come di quel giorno che le spose quel giorno diventano fantastiche, perché il trucco valorizza ancora di più. La stessa cosa i capelli, devi ricordarti di fare le fotografie dettagliate dei capelli, non è solo fotografare lo scambio degli anelli o le fotografie in giro. Devi avere un occhio attentissimo. Assolutamente, quello è necessario, non perché te lo chiedono gli sposi, perché giustamente loro fanno altro nella vita, ma tu, fotografo professionista, devi sapere che devi comunque raccontare queste cose, perché anche se non li chiedono, è normale che loro pretendono di avere questi ricordi nel proprio album. E al di là di questo aspetto che riguarda appunto gli abiti, trucco, accessori e quant'altro, anche un discorso di fotografie dove abbiamo la possibilità di fare le fotografie con i nostri cari, che come sappiamo bene non staranno qua in eterno, giusto? Quindi è la parte più emozionante dell'album di matrimonio, sì, secondo sì. me. Io sono molto di vederlo dopo anni. Assolutamente, io sono molto legato a questa parte della fotografia della famiglia, sarà perché ci tengo tantissimo alla mia famiglia, come tutti penso. Ovviamente. Però registrare, immortalare il momento col papà, con la mamma, con i fratelli, avere le fotografie in abbondanza, impiegare lo stesso impegno che si impiega per fare un ritratto wow, bisogna impiegare anzi forse ancora di più, perché alla fine fra qualche anno, fra 20 anni, 30 anni, quello che sia, magari quando qualcuno non c'è più, c'è l'album che può raccontare e farti rivivere quel momento, e significa anche aprire l'album con il suo odore, con i suoi colori, con la sua texture, e vedere quei momenti di felicità o di emozione, che quelli sono, quella è la parte dove non c'è prezzo. Esatto, e che include una grossissima responsabilità da parte vostra. Parlavi dell'album, l'approccio con gli sposi, non appena arrivano, ci sono tipologie, cosa si fa vedere, cosa si mostra, anche diverse tipologie di servizio? Sì, 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 certo, io sono sempre stato uno di quelli che ci ha sempre creduto nell'avere più album da far vedere alle mie coppie. Ne ho diverse perché giustamente la coppia può fare delle proprie proiezioni, immaginarsi il suo album, ma fin quando non vede alcuni esempi con mano e toccarli con mano, e si intende nei tessuti, nella qualità, nel tipo di carta che si può scegliere, perché oggi abbiamo tante carte, cosa che prima non c'era, oggi abbiamo tante carte, tanti supporti dove si può stampare e avere dei risultati diversi.
e misure, pacchetti dove comprendono tante cose per i genitori, scatole, tutte queste robe qua. E diciamo che adesso il servizio di matrimonio, diciamo, è molto ampio, ma penso che un po' in tutti i settori è così, ormai ci siamo tutti, siamo diventati tutti più bravi in questo senso e forse il cliente stesso è diventato più esigente. E a proposito di questo mi veniva da farti una domanda rispetto alla vostra responsabilità, al vostro ruolo, ma anche al fatto che comunque ormai tantissimi sono i fotografi che si dilettano anche a livello amatoriale e che quindi magari il giorno del matrimonio come voi documentano magari per avere delle immagini fin da subito, poi dare agli sposi, i parenti o gli amici, hanno delle macchine fotografiche importanti, anche magari molto professionali, che immortalano quei momenti. Ecco, qual è la differenza tra uno scatto così amatoriale, definiamolo il vostro? Diciamo il classico zio Bob, lo zio Bob che scatta le fotografie. Ma guarda, bisogna fare prima bisogna tornare un po' un pelino indietro, nel senso che se pensiamo un attimo che se 20 anni fa qualcuno doveva scattare una fotografia per una ricorrenza, per una cerimonia, o avevi la macchina fotografica, quindi andavi dal fotografo e ti prendevi la pellicola e scattavi le tue 24 o 36 fotografie, quindi scatti misurati, perché sapevi ti doveva durare tutto il giorno e magari forse perché fra una settimana c'è un'altra ricorrenza e ti volevi tenere la pellicola per non comprarne un'altra. O direttamente se c'era una ricorrenza chiamavi il fotografo perché magari tu di fotografia non al di là se eri appassionato oppure no, non era il tuo campo, quindi chiamavi il fotografo. Ad oggi tutto questo si è ribaltato, lo sappiamo tutti che si è ribaltato, nel senso che abbiamo tutte cose imminenti, ormai abbiamo tutto richiuso in un dispositivo, nel cellulare, non abbiamo nemmeno bisogno più della macchina fotografica, quindi si scatta tantissimo e ahimè purtroppo non si stampa più. Non lo dico dal punto di vista economico, cioè parlo personalmente per me se stampano o meno, ma credo che sia una mancanza e chi mi sta ascoltando rifletta un attimo: se oggi c'ha un figlio che ha 10 anni e uno che ne ha 4, quello di 10 anni avrà qualche fotografia in un album, quello di 4 non ne ha completamente, perché abbiamo tutte le fotografie, sì, ma sul dispositivo, non stampate. Quindi questo è un aspetto importante, quindi abbiamo questo aspetto immediato, perché comunque scattiamo le fotografie senza pensare che c'è un fine, quindi scattiamo e non diamo il valore giusto ad una fotografia, ad un'immagine. E ne facciamo 10 consecutivamente. Sì, per essere sicuro che becchiamo la fotografia giusta. E poi tutto finalizzato per poi condividerlo sui social ed è finita lì. Cioè la parte finale della fotografia non avviene più. Ecco, lì il professionista innanzitutto fa una grossa differenza in quell'aspetto, cioè penso che il completamento di un fotografo professionista è scattare e poi chiuderlo tutto quanto con una stampa, fin quando non viene stampata è una memoria persa, a mio avviso, cioè un ricordo che rimarrà come tutti gli altri e sarà tutto appiattito, mentre quando diamo una fotografia un valore, scattiamo una fotografia, la stampiamo, la appendiamo al muro o in un portafoto o la mettiamo all'interno di un raccoglitore, in quel momento quella fotografia acquista un valore senza tempo. E quindi sì, capita durante i matrimoni avere anche tanti appassionati ragazzi che scattano, ma piuttosto bravini. L'unica cosa che a mio avviso che differenzia il professionista dallo zio Bob che scatta le fotografie per passione oppure scatta, magari è almeno io posso parlare per me, io ho sempre studiato e continuo a studiare, ovviamente, perché essendo una passione, grazie a Dio, non c'è mai un fine, quindi non arriverà mai il giorno dirò ho fatto la foto più bella, quindi posso smettere. Assolutamente, io ancora devo realizzare la foto più bella, questo è il mio modo di pensare. E la differenza magari sta che il professionista sa come ottenere una bella immagine, perché sa cercare la luce, sa posare, sa cosa è giusto e sbagliato visto il bagaglio di esperienza che ha, e magari il chiamiamolo sempre zio Bob, che è simpatico come nomignolo, scatta la foto, magari una gli riesce, tre no, o tre gli riescono, una no, è tutto al caso. Giustamente, non facendolo per professione, ci può stare. Certo. Ma questa è una differenza sostanziale che tra il professionista e chi invece si diletta a scattare foto, che ormai con le macchine fotografiche se ne vedono davvero poche, si vedono solo quelli super cellulari che ormai sono diventati assurdi.
Allora, alle nostre spalle abbiamo un angolo allestito con le varie tipologie di album e di servizi che vengono offerti. Parliamone, accenniamone magari a qualcuno per dare un'idea. Sono variegati. Sì. Da cosa si parte e fino a dove si può arrivare? Non intendo come costi, ma come possibilità di servizio. Sì, oggi grazie a Dio se ti affidi a delle aziende leader non hai limiti davvero. Cioè, per la serie le prime volte che io mi sono messo in contatto con questa azienda, che è un'azienda importante a livello internazionale, loro mi hanno detto: Salvo, qualsiasi cosa si piega, noi riusciamo a fare l'album. Quindi questo ti lascia un po' riflettere, perché... Con qualsiasi materiale, quindi. Qualsiasi materiale, quindi, non lo so, una tenda. Pensi a una tenda, c'è una tenda di tua mamma che ti può portare un ricordo dell'album, e loro, se mi dà la stoffa, io, se si piega, mi dicono. E così è vero, perché ho visto album realizzati assurdi, fatti proprio per come, col design, anche con tutto quello che potete immaginare, cioè si può realizzare. Quindi si può stampare su qualsiasi materiale oggi? Tutto. Al di là dei materiali per realizzare l'album, c'è anche la carta che si differenzia, ci sono tanti tipi di supporti, abbiamo la carta, quella carta fotografica normale, la carta lucida, la satinata, ma abbiamo stampa in HD, abbiamo il supporto metal con plastificazioni diverse, che sia lucido o satinata, insomma abbiamo diverse tipologie di carte, cose che prima non c'era, e quindi anche questo offre sempre un servizio diverso rispetto all'altro. E qual è la risposta degli sposi rispetto a queste anche innovazioni particolarissime? Si è più diciamo propensi ad avere il classico album a casa di foto, o si va anche su questi materiali particolari? No, devo dire che diciamo che le cose belle piacciono a tutti. Ecco. Questa è la prima cosa. E quindi dicendo questo significa che sostanzialmente la mia coppia, devo dire che i miei clienti si fidano tanto di me come io mi fido di loro, e per questo io li ringrazio. E quindi diciamo che si lasciano pilotare in qualche modo, perché giustamente se diciamo che la coppia quando arriva dal fotografo ha tante cose in mente e non sa cosa è giusto o sbagliato. E quindi io, come dico a tutte le mie coppie per rendergli la vita più semplice, dico: guardate raga, non è che dovete scegliere, non è la scelta della vita, insomma dovete scegliere un album dove raccogliere, segui il tuo istinto, vedi quello che ti piace, non chiederti il perché o se va o se funziona o non funziona, cioè quello che interessa è se piace a te, stop, deve piacere a voi, non ha importanza se è tradizionale o è futuristico. Però devo dire che le coppie sono molto affascinate da questo tipo di carte nuove che abbiamo, e è un bel riscontro, cioè nel senso che notano la differenza netta. Non si parla di essere meglio o peggio la carta, è un supporto diverso, quindi dà un diverso risultato. E quindi sì, io quest'anno, negli ultimi 2 anni, ho avuto un riscontro che le mie coppie sono andati tutti a scegliere questi tipi di carte nuove in HD, carta metal, satinato, lucida, e ha riscosso molto successo, e grazie a Dio siamo andati avanti su quella scia. E invece poco fa vedevo un album che ha incluso il video. Sì, certo, ormai... Oltre a questo poi dove possiamo andare? No, non lo so, non oso immaginare, perché diamo tempo a tempo. E sì, sempre questa azienda leader che si chiama Graphi Studio ha pensato di, visto che siamo proiettati nei social, nei Facebook, Instagram, Twitter, dovunque vediamo sempre video, è tutto smart, tutto easy, allora hanno pensato bene di non stravolgere l'album di matrimonio, lasciarlo sempre la sua bellezza, che è l'album dove raccoglie, dove c'è tutte le tue fotografie senza tempo, e adattare anche uno schermo dove puoi non solo vedere il tuo video del matrimonio con l'audio e tutto quanto, quindi immaginati un attimo marito e moglie seduti a casa magari sul divano e hanno il loro album aperto e parte il video messo tutto lì molto intimo tra di loro e con la colonna sonora che va messo nel video ovviamente. E hai modo di vedere non solo le fotografie, il racconto dell'album con le fotografie, ma anche con il video. Quindi è un passetto avanti per realizzare qualcosa di diverso e un, diciamo, un'idea molto più moderna, ecco.
Ora, lo vedremo sicuramente. Sì, poi adesso noi mostreremo anche con le nostre immagini. E pensavo, tornando alla responsabilità che avete nell'accompagnare tutto il giorno gli sposi, dettate la marcia di la tabella di marcia di quel giorno e soprattutto entrate a casa degli sposi, della famiglia degli sposi, è una cosa molto intima. Qual è l'approccio a questo? Sì, quello è un altro aspetto, penso, determinante del fotografo, perché comunque quel giorno noi siamo un giorno insieme, quindi la scelta del fotografo non solo deve essere frutto di essere bravo a fare le fotografie, ma bisogna anche avere anche empatia e simpatia nei confronti di quella persona. Penso che sia la prima cosa in assoluto. Se non dovessi avere questo rapporto con le mie coppie, non potrei fare le fotografie che io solitamente realizzo. Ed è per questo, infatti, che con le mie coppie, quando finisce il matrimonio, siamo sempre baci e abbracci, perché diventiamo amici e si instaura un bel rapporto. E io, tra l'altro, ci tengo tanto a questo. È normale, perché insomma si entra a casa degli sposi, bisogna sempre avere rispetto, perché attenzione, la coppia conosce te, ma magari i genitori non ti conoscono proprio o ti conoscono solo per nome, quindi bisogna avere rispetto perché entri in un appartamento, in una casa dove sei un ospite, quindi devi stare attento a quello che fai, perché sei il fotografo significa che non esiste, noi comandiamo niente. Cioè, per me è la coppia che deve comandare su di me, sono io che mi devo adattare su di loro. Io posso solo pilotare, posso dare dei consigli, e devo dire che le mie coppie si affidano molto a me, perché io cerco sempre di rassicurare a tutti e dire che tutto andrà bene, perché così è, che un giorno del matrimonio è un giorno di felicità, quindi è normale che intoppi, non abbiamo tempo per queste cose. è normale che poi entri a casa, cioè va a scattare le fotografie in camera da letto, che se ci pensi un attimo, in camera da letto chi ci entra? Cioè, a parte i genitori, forse i figli, che mi ricordo che i miei genitori mi facevano entrare in camera da letto, io non rompevo tutto, quindi anche noi dobbiamo sempre stare attenti, avere rispetto, e stare sempre in punta dei piedi, perché, e dire sempre grazie perché comunque, voglio dire, aprono le porte di casa. Eh sì, e poi comunque per noi è sempre un onore essere scelti e poter essere noi quelli che hanno l'incarico di raccontare quel giorno, quindi ci fa onore, ci responsabilizza, però dobbiamo sempre ringraziare. Ciao a tutti, un saluto grande a Salvatore, che è stato il regista del nostro matrimonio, un fotografo fantastico che ha fatto la differenza del nostro sì. Sin dalla prima volta in cui ci siamo incontrati, tra noi è scattata una complicità ed è riuscita a capire i nostri desideri e trasformarli in scatti fantastici. Infatti il giorno del nostro matrimonio è stato reso da lui e dal suo staff molto leggero e divertente. Ci siamo fatti un sacco di risate e essere modelli per un giorno non è stato per niente faticoso, anzi molto bello, e il tutto ha reso ancora il ricordo di quel giorno più magico. Salve a tutti, siamo Saverio e Simona. Ci siamo sposati il 17 settembre 2018. Trascorrere il giorno più importante della nostra vita insieme a Salvatore Di Mino e il suo team è stato davvero piacevole, in quanto hanno reso il nostro matrimonio davvero unico. Riuscivano a metterci al nostro agio, immortalando momenti di vera emozione. Abbiamo conosciuto Salvatore Di Mino per caso, cercando in rete, e subito siamo rimasti incantati della sua bravura. E ne abbiamo avuto conferma quando, durante il nostro matrimonio, ha proiettato in anteprima delle nostre foto e tutti siamo rimasti incantati. Dalla sua maestria nel cogliere l'attimo. Scegliere Salvatore Di Mino come nostro fotografo nel giorno più importante della nostra vita è stata la scelta migliore che potevamo fare, in quanto si è dimostrato un fotografo al top, geniale, creativo, ma soprattutto simpatico. Ecco, rispetto al fatto di dettare la giornata, i vari movimenti che faranno gli sposi, come si fa a non stancarli? Perché si inizia molto presto, ci sono adesso orari improponibili, chi si sposa di pomeriggio già a casa dello sposo alle 11 o a mezzogiorno, adesso non so, però fino a che si fa notte ce n'è di tempo, come si fa a non stancare gli sposi, a non stressarli, e già arrivano particolarmente stressati a quel giorno? Sì, ormai i matrimoni sono diventati delle missioni praticamente, perché proprio, lo so, questo è l'aspetto bello e negativo, nel senso che noi al matrimonio qua, specie al sud, ci teniamo tantissimo, grazie a Dio, ed è giusto così, perché va celebrato
per il giorno importante che è, perché è uno dei giorni più importanti della nostra vita per tutti. Certo. Quindi si inizia molto presto, specie per la sposa. Infatti io mi confido sempre con loro dicendogli come fate, cioè, anche a te dico, cioè, voi donne non lo siete una sofferenza, avete una vita proprio una sofferenza totale, in orari, in vestirsi, capelli, trucco e quant'altro. Quindi grazie a Dio sono nato uomo. Quindi... Anche voi quel giorno però soffrite perché siete costretti a portare camicia, ma rispetto cravatta. A voi donne un niente, niente esatto. Un niente, perché dico concordo. Basta pensare alle scarpe, cioè stare su 10 centimetri di tacchi, dico, eppure tu devi sempre strappare il sorriso alla sposa. Sì, è certo. Quindi è normale che quella coppia si stanchi, cioè c'è poco da fare perché si inizia la mattina presto per i capelli, per il trucco, e poi inizio io a lavorare e poi c'è la cerimonia che nel pomeriggio, e poi si arriva fino al trattenimento in sala, si finisce tardi perché a noi piace festeggiare sostanzialmente, e grazie a Dio è così, perché è giusto festeggiare e celebrare quel giorno perché è un giorno importante, è giusto condividere. E come si fa a non farli stancare? Si stancano comunque, però il discorso è, il mio obiettivo è di farli divertire. Se quel giorno ci divertiamo e rimane un bel ricordo che abbiamo attraversato un giorno ridendo, scherzando, anche fatti di emozioni, momenti emozionanti, giusto perché ci sono sempre quei momenti a casa o in chiesa, ma comunque è una giornata felice, ben venga che poi noi facciamo belle fotografie. È normale che in sala quando arrivano sono esausti, però ti possono dire sì, sono stanchi, però lo rifarei di nuovo perché mi sono divertito. Questa è per noi la parte più importante, l'unica cosa che possiamo fare. Quindi noi fotografi, almeno io parlo per me, dobbiamo sempre cercare di dosare e capire fin dove possiamo spingerci, perché ci sono le coppie che sono disposte a farsi fare tutto quello che vuoi delle fotografie perché ci piace, perché non sentono la stanchezza. Ci sono coppie invece magari vogliono il rispetto necessario perché non si vogliono stancare, oppure perché quel giorno non stanno benissimo, e quindi bisogna sempre dosare. Non puoi fare sempre tutto quello che ti va di fare, bisogna sempre relazionarsi con la coppia, anche perché sono loro i protagonisti, non sono io. Quindi loro devono essere la coppia che si deve divertire e capire quando fermarsi. Ogni tanto ci possiamo fermare, spesso ci fermiamo con la coppia, ci prendiamo una cosa fresca, perché qua a Sciacca, grazie a Dio, come temperature, noi possiamo fare foto tutto l'anno. Giusto, quindi, e c'è abbastanza caldo, quindi spesso durante il giorno bisogna rallentare. Ed è per questo che mi piace portarmi gli amici con me. Il ruolo degli amici è anche importante quel giorno. Ma io lo credo fermamente, perché io in primis, se devo festeggiare qualcosa, la prima cosa che fai è chiami i tuoi amici, i tuoi compari per condividere. Quindi è normale che la coppia vuole fare la stessa identica cosa, cioè penso che sia normale. Ed è giusto raccontare quel giorno con il contributo anche degli amici, anche perché gli amici comunque... alla coppia li rassicura un po', no? Stanno tutti lì, c'è la battuta. Si sentono più a loro agio. Sì, perché non è altro che, essendo amici da una vita, o compari da una vita, è normale che quel giorno poi, se c'è i tuoi amici vicino a te, riesci ad alleggerire e stemperare un po'. Siamo in chiusura e comunque quasi in chiusura, e sullo sfondo abbiamo visto e vedremo tante immagini che anche di tuoi backstage che hai realizzato mentre sei al lavoro. Mi veniva da chiederti, quando la coppia di sposi arriva a prenotare il servizio fotografico del proprio matrimonio, e magari deve farlo anche con un po' di tempo, portarsi un po' in anticipo per questa scelta, c'è chi ti chiede per esempio un matrimonio meno da posa ma più da reportage? C'è una differenza? E se c'è, qual è? Sì, guarda, questa è una domanda che magari appartiene a chi non è un cultore della fotografia, che non conosce questo mondo. Sì, reportage innanzitutto bisogna fare una distinzione. Reportage che viene dal reportage giornalistico francese, e non è altro che un documentare direttamente col soggetto. Significa proprio... con interventi diretti, significa che può essere, se parliamo del video, un'intervista, che può essere un racconto, non un racconto, un'intervista o comunque un intervento diretto del soggetto. Il matrimonio, nelle nostre zone soprattutto, diciamo che fare il reportage, come tutti immaginano, è alquanto difficile, perché
Se tu esci dalla chiesa non c'è nessun motivo per andartene in spiaggia con tuo marito, con la beata sposa, a farti le fotografie. Se dobbiamo fare reportage, tu esci dalla chiesa, da lì devi andare in sala. O ti puoi fermare con gli amici da qualche parte, certo, per brindare, perché è la cosa più ovvia che può succedere. E faccio un esempio per appunto fare una distinzione e capire bene il significato reportage e fotografia di posa, perché il reportage dà un'idea più luxury, più no, anche attrae degli sposi che sono più liberi, sì, forse di volere, sì, muoversi come meglio credono. Il fotografo di posa dà l'idea proprio di qualcosa di antico, che è impostato, di posa, tipo, sì, queste cose qua. Ora sfatiamo questa differenza. Il reportage, vi faccio un esempio: se io dovessi fare il reportage in un matrimonio di oggi, faccio finta che entro a casa della sposa, quindi ci devo arrivare un attimino in anticipo perché devo fotografare la preparazione. Allora io trovo la sposa magari in cucina, dove sappiamo tutti che quando qualcuno si sposa, no, la cucina è dove ci sono chi ti trucca, disordine. È in disordine, giusto? Perché comunque metti, ci sono bambini, i tuoi nipoti che girano, qualcosa da mangiare, la broscina, e quindi è una cucina abbastanza invasa. Ma poi invasa anche dai chi ti trucca, chi ti fa i capelli possibilmente. E magari c'è la sposa che è in versione comoda, significa una tuta la più comoda che ha quando sta a casa e nessuno la vede, e magari le ciabattine queste che tiene a casa. Ora io sinceramente andare a fotografare, mettere nell'album immagini dove si vedono queste robe qua, a me sinceramente non piace. Ma questo è il reportage, raccontare il giorno così per com'è. Certo. E allora io dico, io diciamo che sì, sono un fotografo di posa, ma è normale che in chiesa e in sala racconto, perché non intervengo sul soggetto. Però sai, quando si vanno a fare le fotografie a casa, i ritratti di famiglia, sono cose che, ripeto, che l'avevo detto poco fa, sono cose a cui tengo tantissimo. E spostare indietro la spalla un pelino, muovere il braccio, il fianco, non può fare altro che valorizzare il soggetto, perché studio, ho studiato e studierò sempre, continuo a studiare, la posa, che è un mondo infinito, che se sai fare dei piccoli accorgimenti può ottenere il meglio da una persona. Cambia? Cambia totalmente. Solo dall'inclinazione del viso, perché so cosa significa si inclina a destra o inclina a sinistra, so le differenze io, perché le ho studiate, e ce n'è tante cose che c'è dietro una posa. Quindi diciamo che quando io lavoro suddivido lo scatto in 5 fasi. La prima cosa, seguo la luce, quindi cerco la luce come prima cosa. Trovata la mia luce, metto il soggetto dentro la luce e cerco di posarlo. Dopo che l'ho posato, non faccio altro che cercare di correlare lo sfondo, il background che ho scelto, con la luce e la posa. Il quarto elemento è i misettaggi della macchina fotografica. Il quinto, che è il più importante, è quello dove determina la differenza, dove fa lo step finale, è invocare le emozioni, creare una reazione. Ecco, ed è questo il trucco che definisce il mio stile. Il mio stile, le mie fotografie, sono fatti da questi 5 elementi, che se non c'è l'ultimo è una bella fotografia di posa e non racconta niente. Invece se va ad aggiungere la reazione, il sorriso, il sorriso a squarciagola, o il momento intimo, o gli occhi chiusi, o quello che sia, racconti una storia, che alla fine è quello che faccio io. Io racconto delle storie. Il reportage è un documentario, a volte spesso freddo, a volte troppo crudo. Il fotografo di posa invece crea delle storie, dei racconti, ed è quello che cerco di fare. E siamo in chiusura, ultima domanda, mentre parlavi pensavo, quante fotografie poi la sera quando arrivi e torni in studio ti porti a casa? Quanti sono gli scatti che dovrai riselezionare e rivedere? No, dico che più o meno scatto 1200, 1300, massimo 1500 fotografie. Non sono uno che scatta molto, anche se sembrano numeri assurdi, però non sono uno volto a scattare, cerco di essere più mirato. E però riguardo alla selezione, diciamo che io ho un lavoro diverso, che magari ne parleremo per la prossima puntata, che riguarda la selezione, la faccio lo stesso giorno del matrimonio io, e ci arriveremo magari quando poi ne parleremo. Ne parleremo in un'altra occasione, per oggi ci fermiamo qui. Grazie a Salvatore Di Mino per essere stato nostro ospite, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Domani Sposi. Ciao.